Stiamo celebrando la grande giornata, ma soprattutto la grande festa della Napoli. Napoli che, dopo il risultato 1-1 ad Udine contro la formazione di Sottil, conquista aritmeticamente il terzo scudetto nella sua storia. All'inizio le cose si erano messe un po' male, perché quel gol di Lovric aveva fatto un po' perdere la speranza per tutti i tifosi napoletani. Poi però ci ha pensato Osimhen a portare proprio nelle mani della Napoli questo terzo scudetto, con un'attesa lunghissima che è durata 33 lunghissimi anni. Siamo a Napoli con Yolanda De Rienzo, siamo in studio con Emanuele Vento, ma siamo anche ad Udine per quelli che sono gli aggiornamenti da Napoli. Poi no, è bello, no, vivere proprio anche le emozioni, ve le stiamo raccontando da questa mattina, continuiamo a raccontarvele. Ci eravamo un attimo interrotti, ma ci siamo con Yolanda. Continuiamo, e vi ricordo che siamo live, sono le ore 03:29, questo è l'orario, ci teniamo ovviamente a ricordarvelo perché siamo live, siamo in diretta negli studi di Sport Italia, ma nel frattempo saluto Francesco Nigro, ciao Francesco. Stiamo facendo ancora, perché lei c'è ancora, ragazzi, Yolanda De Rienzo, ma io vado per salutarlo ovviamente. Sul campo ne stavamo parlando, lo stava raccontando anche il nostro Francesco Nigro, la gara contro l'Udinese si era messa subito male, no? Quel gol, l'abbiamo detto all'inizio, di Lovric aveva un po' spento l'entusiasmo di tutti i tifosi, no? Praticamente, e poi ce lo faceva vedere e soprattutto sentire anche la nostra Yolanda De Rienzo alla Diego Armando Maradona, praticamente non si muoveva una paglia, c'era un silenzio, no? Che quasi faceva un po' strano, se pensiamo a poi alla festa che è scoppiata dopo nella finale della gara. Però le premesse non erano assolutamente belle, anche perché, come diceva Francesco, comunque sia il Napoli in diretta quindi negli studi di Sport Italia, lo saremo fino alle 5:30 del mattino con Francesco Nigro, ovviamente con... già anticipato, perché poi con l'aiuto dei nostri focus andiamo un po' a ricapitolare non solo quelle che sono state le tappe più importanti per il Napoli in questa stagione, però parliamo anche dei singoli protagonisti di questa stagione alla Napoli. In questo caso andiamo nel prossimo servizio, il prossimo contributo, per parlare proprio di un grande trascinatore come Victor Osimhen, leader in campo, ma non solo. Percorrere, l'abbiamo già fatto con l'aiuto delle nostre grafiche, un po' i momenti salienti, no? Anche della carriera di Luciano Spalletti. Ma prima però vengo da te anche per commentare la grande impresa del tecnico di Certaldo, perché una grande impresa lo è stata, e lui in qualche modo si va anche a prendere un riscatto, no? Dal punto di vista personale, perché poi lo sappiamo ed è giusto anche ricordarlo, all'inizio della stagione in pochi avrebbero scommesso su Luciano Spalletti, in pochi avrebbero scommesso su questo Napoli. Dice: quando l'anno scorso avevo detto appunto che volevo vincere, mi sono saltati tutti addosso come se avessi detto qualcosa di troppo più grande di me. Effettivamente invece si è riscattato, si è ripreso le sue rivincite. E ovviamente la giornata di oggi, la serata soprattutto di oggi, lo va a testimoniare il grande lavoro di Luciano Spalletti su questo Napoli. Nel prossimo contributo la presentazione anche delle tappe, ma anche del riscatto di Luciano Spalletti. Tutto quello che è successo in campo tra Udinese e Napoli, prima il gol di Lovric, poi la rete siglata da Osimhen, Osimhen che quindi trascina i suoi, consegna nelle mani della Napoli il terzo scudetto. Nella storia, a proposito di Luciano Spalletti, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo anche visto un servizio pochi minuti fa che ci andava un po' a riassumere le tappe della sua carriera, ma soprattutto il suo grande riscatto, riscatto che si è preso anche in questa stagione con il Napoli. Ma andiamo a sentire le sue dichiarazioni in conferenza stampa nel post partita. Che ci stai descrivendo, che poi effettivamente abbiamo parlato tanto di quelli che sono stati gli addii, no? Al Napoli, e in particolar modo la cosa che poi si andava a pensare o la cosa che magari poteva preoccupare era il fatto che poi, una volta andati via dei leader, no? Perché comunque sì, erano anche dei leader importanti, delle colonne portanti del Napoli, no? E poi magari si andavano ad affrontare dei periodi che potevano esserci di difficoltà, ci poteva essere un crollo, no? Senza questi leader che andavano a trascinare il gruppo, e poi effettivamente così non è stato, perché di leader ne sono stati ritrovati altri e comunque sia importanti. Continuiamo con le dichiarazioni di Luciano Spalletti, la gioia ovviamente dopo la vittoria dello scudetto, poi le commentiamo con Ema. Rinnoviamo ovviamente i nostri complimenti al Napoli, ma io vado a salutare e ringraziare chi mi ha fatto compagnia in queste lunghissime ore per ripercorrere una nottata fantastica, imperdibile. Grazie Francesco Nigro. 33 anni d'attesa contro 3 ore e mezza di diretta, ma ne è valsa la pena, è stato veramente bello. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata, ciao a tutti.